Buongiorno, io mi chiamo Chiara Grati e dirigo da un anno l'unità di immunità patogeno specifica che è stata inserita all'interno del Dipartimento di Oncoematologia diretto dal professor Locatelli. Il principale obiettivo di questa unità è quello di caratterizzare la risposta immunitaria sia nel suo lato innato che nel suo lato adattativo in pazienti immunocompromessi, in particolare nel paziente pediatrico. Il Dipartimento di Oncoematologia è quindi un ambiente perfetto per fare questo tipo di studi perché i bimbi che afferiscono a questo dipartimento hanno delle patologie che di per sé li mettono a rischio di avere immunosoppressione e le terapie a cui sono sottoposti ulteriormente aggravano questa condizione di immunosoppressione. La possibilità di fare ricerca in un istituto come l'Istituto IRCCS, come l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, è una grande opportunità perché gli IRCCS come obiettivo hanno quello di fare una ricerca che sia traslazionale, ossia che parta dalle scoperte della ricerca di base, ma arrivi al letto del paziente. I vari progetti di ricerca che abbiamo in corso hanno diversi aspetti traslazionali. Provo a fare alcuni esempi. Nel bambino ricevente di trapianto di cellule staminali, che è un bambino fortemente immunodepresso, stiamo cercando di identificare una popolazione cellulare che sia predittiva di una risposta efficace e questo potrebbe aiutare i clinici a gestire la terapia per questi bambini, sia nel suo inizio che nella sua durata. Un altro esempio di ricerca che stiamo portando avanti, traslazionale, riguarda sempre i bambini riceventi di trapianto di cellule staminali. Stiamo cercando di capire se la supplementazione con dei postbiotici, che sono degli integratori senza nessun effetto collaterale, possa essere di aiuto riducendo l'infiammazione a livello intestinale e migliorando tutto l'esito del trapianto. Un altro progetto importante dal punto di vista traslazionale è quello all'interno delle vaccinazioni. I bambini immunodepressi devono essere vaccinati, ma bisogna identificare bene il tempo migliore e la schedula migliore perché il vaccino sia efficace. La possibilità di portare avanti progetti traslazionali è fortemente associata all'interazione, alla collaborazione che ci deve essere tra i clinici e il laboratorio. E il dipartimento all'interno del quale lavoro ha una collaborazione stabilita nel tempo e permetterà di ottenere dei risultati che potranno essere utili ai nostri pazienti.